Non basta, la Vibonese aver ottenuto un buon pareggio conquistato sul difficile campo di Palermo. Un 0-0 strappato da una squadra rattoppata per le troppe assenze tra squalifiche, infortuni e Covid. Protagonista saluto il portiere Mengoni, entrato a partita in corso per sostituire l'infortunato Marson. Bravo, esperto, professionista serio, Mengoni ha salvato il risultato con interventi risolutori, dimostrandosi sempre attento e presente ogni volta che viene chiamato in campo. La ragione, nel finale ha avuto addirittura l'occasione per sognare la vittoria per la sua formazione. Ma non basta questo pareggio, perché nel frattempo hanno vinto anche alcune delle dirette concorrenti nella lotta per la salvezza. Dopo 10 giornate infatti ritorna la vittoria alla Cavese, che batte il Teramo e riduce a 13 punti il distacco dalla Vibonese. Anche il Bisceglie vince sulla Virtus Francavilla per 1-0, raggiungendo in classifica la Paganese, battuta invece 3-1 a Monopoli. Rimangono 5 punti di vantaggio della Vibonese sulla coppia Bisceglie e Paganese. È comunque soddisfatto Giorgio Roselli. All'allenatore della Vibonese è piaciuto l'impegno e la dedizione dei suoi ragazzi, che hanno dato tutto per centrare un risultato positivo. Veramente una grande partita, dove sinceramente penso che contiamo 4-5 palle gol per parte, dunque giocata alla pari con il Palermo, è la prima volta che facciamo così, secondo me, bene, dai, da squadra, anche perché insomma, quando rientra qualche calciatore, diciamo, titolare, normale che sanno più le cose, più facile, dove potevamo prendere gol, ma potevamo veramente farne anche. Dunque una grande prestazione, questi ragazzi stanno facendo cose molto buone e speriamo di continuare così fino alla fine. Noi sappiamo, il Palermo con il cambio di allenatore sta giocando un calcio molto offensivo, molto propositivo, ma come tutte le cose qualche volta diciamo che esagera un pochino. Attaccando con tantissimi calciatori ti esponi ai contropiedi, il calcio è così, dunque loro ti mettono in una fase difensiva abbastanza spesso, soprattutto nel secondo tempo quando tu sei stanco, e scoprono le spalle. La partita è andata così, loro hanno fatto tante cross, tante cose, però diciamo che tolta quella grandissima parata di Mengoni e un'altra palla rimpallata così, non hanno avuto occasioni chiarissime, cosa che invece noi veramente 3 contro 2 due volte, cioè abbiamo veramente avuto delle occasioni in uno spazio che di solito si fa più male. Però ripeto, io sono molto felice di questo, anche del risultato oltre che della prestazione. Io ho sempre detto che secondo me è un punto che deciderà il nostro destino e dunque sai, i punti servono sempre nel calcio, bisogna vedere alla fine se sarà stato importante o meno, ma certamente la cosa che noi dobbiamo fare è quella di ottenere sempre il massimo dei punti, non sono uno o tre, sono il massimo dei punti e spesso onestamente siamo stati bravissimi a prenderne uno.